oggi iniziamo un percorso, non siamo arrivati alla fine, affermiamo un principio importantissimo, come tutti i principi devono essere affermati, ma poi devono essere vissuti e tradotti in pratica dal giorno dopo. Quindi noi siamo qui per iniziare un cammino tutti insieme su un tema così importante nel carnevale, ma direi in questo momento in Italia, che è quello della legalità e del rispetto delle regole. La fondazione dello storico carnevale di Ivrea, certamente fin dal primo momento che ci siamo incontrati, ha e vuole partecipare a questa importante discussione per essere un elemento sul territorio utile a sviluppare questa presa di coscienza nei confronti di questi problemi. Responsabilità sociale vuol dire che io qui ad Ivrea organizzo una bellissima iniziativa culturale, aggregativa di festa. Dentro questa iniziativa c'è un ingrediente fondamentale che sono le arance. Responsabilità sociale significa domandarsi da dove arrivano queste arance, come arrivano fin da noi queste arance, in modo tale che le arance di Ivrea abbiano davvero il berretto frigio, cioè siano simbolo di una civiltà democratica, repubblicana, fondata su quella Costituzione antifascista che vuole le persone libere dalla paura e dal bisogno. Io non posso divertirmi ad Ivrea se non ho la certezza che le arance che mi tiro per divertirmi siano arance che non hanno dentro la sofferenza, lo sfruttamento, la disperazione di persone innocenti. Non è possibile. Ecco qual è l'impegno. L'impegno è che queste arance facciano venire davvero il buon umore, siano arance di buon umore, siano arance frigie, perché sono arance che non contengono lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici. Come si fa? Si fa mappando in maniera puntuale tutta la produzione e il trasferimento delle arance fino da Ivrea. Chi le produce? Chi le trasporta? Sono informazioni facilmente recuperabili, sono informazioni sicuramente copiose, nel senso che non c'è un unico produttore, non c'è un unico trasportatore. Noi abbiamo cominciato, grazie alla collaborazione degli arancieri, della Fondazione, del Comune di Ivrea, abbiamo cominciato questo lavoro, alcune informazioni le abbiamo già acquisite, non le abbiamo ancora acquisite tutte. Ecco che allora una giornata come quella odierna è importante perché pubblicamente, tutti i soggetti coinvolti, comune, fondazione, associazione di arancieri, per quanto mi riguarda commissione antimafia di cui sono membro, tutti i protagonisti si assumono pubblicamente un impegno. L'impegno è quello ad aggregare tutti questi dati, dove vengono prodotte le arance, come vengono trasportate queste arance, aggregare tutte queste informazioni, vagliare queste informazioni, avere quindi la certezza che non ci sia quel contenuto di ingiustizia e di sofferenza. Se è così, bene, saremo tutti contenti. Se non sarà così, se ci accorgeremo facendo questa mappatura puntuale che non è così per tutti, allora faranno coloro che hanno la responsabilità di farlo delle scelte conseguenti. Si cambierà il produttore, si cambieranno i trasportatori, in modo tale che sempre di più, con pazienza e con tenacia, che la bacchetta magica non esiste in questo paese la bacchetta magica, con pazienza e con tenacia, sempre di più questo carnevale sia davvero sinonimo di buon umore, di festa, di liberazione, di incontro di persone libere dalla paura e dal bisogno.